Allora, signori, bentornati. Bentornati in questa nuova live, in questo nuovo video. Non so quanto state vedendo questo contenuto, ma vi do il benvenuto in un nuovissimo contenuto di GTA Online. Non veniamo su GTA Online da molto tempo, da effettivamente troppo tempo. Infatti, oggi farò un video abbastanza breve, spero che non venga qualcosa di lungo. Ho iniziato come vecchi tempi sopra l'Avenger in volo. Infatti ora ci toccherà buttarci giù e cominceremo a fare un po' di soldi oggi. Ho voglia di fare qualche vendita e anche di andare a vedere qualche cosina se è cambiato il gioco e queste cose qua. No, direi, non schiantiamoci al... va bene così. Tanto per terra ci siamo arrivati. Allora, cominciamo a chiamare il meccanico perché voglio... La Deluxo, mandiamo al deposito l'Avenger, perfetto, e chiamiamo Johan, che almeno ci facciamo un recupero delle scorte del nightclub, che poi andiamo a vendere tutto. Ti prego, mandami a Elysian Island, ovviamente non mi manderà mai lì, però... E invece sì, si gode. Andiamo a recuperare la merce allora. Io c'è un tipo incastrato sulla mappa, boh. Signori, volevo ricordarvi che questa è l'ultima live, in verità per alcuni sarà un video, fino al 29-30 luglio, perché andrò in vacanza. Quindi se non usciranno live per un po' di tempo, semplicemente non ci sono. Sarà semplicemente una settimana, usciranno i video ogni sabato e ogni mercoledì alle 3, però non ci saranno live per una settimana. Allora... Sperando che... Ok, è la barca buona che non è giù in acqua, sotto l'oceano, diciamo. Andiamo a tirar giù la gente. Salve, non è lei. Deve andarsene via. Ho detto via. Sì, bro. Devi crepare. Devi crepare. Tu devi crepare. Devi crepare. E sono crepato io. Vabbè, fa niente, ci sta. Può capitare. Ho deciso di fare le missioni in sessione privata perché non si sa mai, ultimamente girano troppi modder, quindi vorrei evitare. Per favore, puoi morire? No, non hai voglia oggi di crepare. Allora, selezioniamo questo, questo e questo. Devo ricomprarmi i proiettili custom per le armi che li ho finiti. Devi crepare a posto. Giubbotto e snack. Ti bombardo, guarda. Una bella bella di una. Allora, saltino. Perfetto, così non devo neanche fare la scala. E adesso ci buttiamo di qua. Su, devi andare su per favore. Grazie mille. Mi prendo anche il giubbotto antiproiettile, che è lì gratis per terra. Dov'è? Ah, ciao, grazie per essere morto. Anche tu, grazie mille. E adesso andiamo al nightclub. Ah, ragazzi, io volevo dirvi che vorrei portare anche The Last of Us, forse, non lo so ancora, perché potrei farci un walkthrough, però non so. Vorrei fare anche il walkthrough di Stray, però l'avevo fatto tempo fa, ma ho cancellato i video perché mi erano venuti di merda. Cioè, non li ho cancellati, ma li ho messi privati, non mi erano neanche tanto piaciuti. Quindi... Potrei fare un walkthrough di quel gioco e anche di un altro paio che ho in mente, forse in futuro. Così ampliamo un po' i giochi, i contenuti che porto. Visto che Rocket League non lo porto più, Fall Guys devo riportare. Stumble Guys neanche morto. E forse qualche altro tipo di gioco, vedremo. Minchia come slitta. Vai dritta. Anarchy, vai però. Oggi sarò da solo perché Luca non si fa vivo da una settimana, non si sa perché, quindi niente. Perfetto, consegnato. Adesso, prodotti totali quasi 1 milione. Quindi andiamo, garage del... No, ho pigiato sbagliato, non ci credo. Invece no, ok, perfetto. Andiamo al computer. Direi che possiamo vendere tutto letteralmente. Vendi 970.000. Dovrebbe darmi il camion grosso. Esatto, perfetto. Speriamo non sia una di quelle pallose. Ah, ok, dovrebbe essere una di quelle normali. Ce la facciamo velocemente. Poi si fa una vendita del bunker. E poi magari andiamo anche al casinò a vedere se posso girare la ruota della fortuna. Fatemi sapere magari nei commenti se vi interessano altri contenuti di GTA, perché magari ogni tanto lo portiamo. Non so perché tira delle laggate assurde ogni tot. Boh.
Non ne ho la minima idea del perché, però va bene così. Finché non cra... se crash mi incazzo tantissimo. C'è di un razzo di segnalazione per... Ma come? Chi c'è lì ai razzi? Ah, aspetta che voglio droppare un'arma che mi dà fastidio avere. Via dalle pa... Ho detto via. Perfetto. Lancia razzi. Tiè, segui l'elicottero fino alla posizione. Che palle però. Spero che sia da fare solo una volta, se no mi dura un casino sta roba. Questo elicottero si muovesse farei più in fretta, di sicuro. No, 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 ti prego non finire nel fiume, grazie mille. Stavo per tirare giù qualche santo, se no. Anche per un ban, però vabbè. Dove mi deve portare sto coso? In Cina? Incontro Tommaso, allora. Tommaso, il pesce cinese col naso. Sì, proprio lui. Santa pazienza, ce la facciamo? Elicottero, potresti atterrare, per favore? Ehi. No, lui non vuole atterrare. Dobbiamo fare road to 600 milioni che... Mi sono andato avanti a giocare, ho fatto soldi su soldi su soldi su soldi. Sì, però se ora atterrasse sto elicottero... Oddio, mi va bene che sono già vicino al bunker, Però... Ah, perfetto. Ok, qua. Dimmi che è solo uno. Perfetto. Vendita letteralmente molto easy. Spero che non mi tolga troppi soldi per via di... Della parte che va a finire a... A Tony, però vabbè. E infatti mi ha tolto $100.000, però vabbè, dai. Non è male, comunque. Vorrei solo depositare... Sti 1000 che mi dà fastidio averceli. Facciamo così, chiamiamo veicolo e andiamo a fare anche la vendita del bunker. Sarà una live abbastanza breve quella di oggi, anche il video di GTA uscirà molto breve perché non avrò molto tempo di registrare, fare qui e là, quindi niente. Mi pare che non stia più laggando, quindi già una cosa buona. Oh, cosa mi ha pingato? C'era qualcosa qua? Ma cosa che c'è qua? Boh. Ah, dei tizi, ok. C'erano dei tizi. Però, se tu devi essere stronzo, ti tiro giù l'auto adesso. Cavolo, se te la tiro giù, devi esplodere. Grazie. Andiamo al bunker. Spero di fare la vendita quella piccola, così almeno mi dà soltanto uno o due veicoli. Non mi ricordo nemmeno quanto ho lasciato dentro. Sono accorto che devo spostare la cam perché dà fastidio. 11, no, 9, 3. Facciamo 9, dai, perfetto. Oppure la spostiamo proprio in cima, dai ragazzi. 0 pixel, ecco, perfetto. Così è proprio all'angolino. 120.000, dovrebbe essere la vendita tranquilla, però... Cosa mi blocca? Un palo. Se effettivamente posso anche scollegarlo da qua al pad, tanto è carico. Se non crasha il gioco, solo perché se scollego un pad, grazie. La vendi, 304.000. Dai. Ok, potrebbe essere una vendita... Semplice, ok, è il carico d'armi che devo portare singolo. 3 chilometri? Cioè 4 chilometri, così poco? Buono. Forse riusciamo a fare entrambi... Sì, riusciamo a farli entrambi i carichi. Se sapessi guidare. Insurgent pickup. Ah, la polizia, chi se ne frega della polizia, dai. Tanto mica mi vede, no? A posto. Niente. Ah, vabbè, easy. 3 chilometri. Magari seminiamo la pola prima. Se si leva dalle palle. Vabbè, tagliamo per la montagna, va. Già capito. Tanto un insurgent che gliene frega, va dove vuole. Ok, a posto. Rimaniamo già qua, tanto siamo vicini alla strada. Abbiamo anche tagliato un bel pezzo alla fine, vabbè dai. Adesso mi avvicino un pelo al microfono. Ok, meglio. Non ho nemmeno regolato l'audio di GTA, quindi non so nemmeno se è troppo alto o troppo basso. Spero non sia né uno né l'altro. Abbiamo già 584 milioni, ne mancano 16 e 600. Non so perché mi hanno resettato il rango a 0, ho dovuto rifarlo tutto, avevo rango 171. Boh, GTA sa solo lui perché, non mi hanno resettato nient'altro, così solo il rango random. Anzi no, non è vero, mi era capitato in una sessione e me l'aveva resettato un modder. Me l'ha portato tipo al 5, non mi ricordo, però non è successo in live, eravamo io e Luca a giocare. Ah, consegnami questo, thank you. Adesso si spara veloci fino all'altro carico. Guardiamo giù almeno l'autospona vicino. Sono contento ragazzi che ho comprato le RAM nuove finalmente, che le Vengeance di merda continuano a far crashare qualsiasi cosa. Adesso con le Dominator, sempre di Corsair, non dovrei più avere problemi. A parte i gradi, quelli del processore non ho mai fissati, però vabbè. Io non ci posso fare niente, l'ho pure cambiato, mandato indietro. Boh, ne abbiamo provate di tutti i colori. Comunque se il PC funziona, funziona, quindi siamo a posto. Non oso... nominare, dare un nome a questa capriola, però ok. Vi ricordo anche che manca poco ai 400 iscritti, quindi se riusciamo ad arrivarci sarebbe già una bella cosa.
poi ai 500 faremo un bello speciale, qualcosa di sostanzioso, spero, magari non farò niente, non ne ho idea, perché magari dico così e poi non farò niente, non lo so, però vorrei fare qualcosa di carino. 500 sono tante persone, cioè non infinite, però sono comunque tante persone che mi hanno supportato. Poi sì, faccio schifo che faccio 10 views a video, però non fa niente. Non può accedere alla base operativa mentre sei nel una merce del bunker. Non lo sapevo, guarda GTA. Se non me lo dicevi. A parte che voi non vedete il messaggio perché c'è la mia cam sopra. E noto adesso che c'è una roba tutta storta della cam. Che ora dovrebbe essere a posto. Spero. Mi stanno sudando le mani in una maniera, non so come. Per fortuna che c'è il condizionatore, che almeno mi fa restare fresco. Anche se effettivamente ci sono 24 gradi e mezzo. Grazie, sono meno che 30, però anche 20 non era male, eh. Perché è così lento sti insurgent? Boh. Vabbè che effettivamente è veloce sulle montagne. Parlando di montagne, se usate una moto potete letteralmente andare in verticale, in retromarcia, perché GTA calcola che state andando in retromarcia come su una superficie piana. Semplicemente andate in verticale. Potete scalare il Ciliad con qualsiasi moto andando indietro. Ci fosse l'Everest su GTA, lo scalereste con la moto. 8 km d'altezza con la moto. Tagliamo da qua. È stata una vendita abbastanza semplice. Credo che dopo questa possiamo anche concludere per GTA, perché non ho altro da fare. Era solo un piccolo ritorno, qualcosa di abbastanza divertente, non troppo lungo. E non vorrei anche riportare qualche cosina in più su GTA. 304.500 dollari, perfetto. Sfioriamo di poco i 585 milioni. Però non credo che ci sono altri modi per fare soldi per ora. Potrei fare le prove a tempo, ma non c'ho voglia. Quindi per GTA abbiamo finito.